Allora, benvenuti a una nuova puntata di A Tu per Tu. Oggi abbiamo un parterre di giovani, quindi abbiamo deciso di sostituire Greta con Chiara, che chiaramente è la gioventù, diamo spazio alla gioventù, e quindi presentiamo il nostro ospite, che è Gabriele Donnini, e il portavoce, non so come definirlo, di questo nuovo gruppo, Arezzo Ci Sta. Allora, intanto, Chiara, vogliamo chiedergli chi è Gabriele Donnini, che fa nella vita e se che esperienza politica ha e perché ha deciso di dar vita a questa iniziativa insieme ad altri, ma insomma Certo, abbiamo qui te, quindi scegliamo ovviamente, a te. giustamente. No, allora io ho 31 anni, quasi 31 anni, e sono sia studente che ho anche lavorato, ho avuto anche esperienze lavorative. Ho studiato prima all'Università di Firenze e poi ho vissuto anche 6 anni a Napoli, dove ho lavorato in un museo. Quindi ho studiato e lavorato e adesso sarei in procinto di tesi, la seconda laurea. Prima ho studiato filosofia e mo adesso storia dell'arte. Arezzo Ci Sta invece come nasce? Arezzo Ci Sta è un gruppo, siamo un gruppo di amici. Siamo nati, beh, oramai alcuni mesi fa, diversi mesi fa, e siamo tra i 18 e i 30 anni, quello più grande al momento sono io, e nasce semplicemente per mettersi intorno a un tavolo. Ma se arriva uno di 35 non ce lo volete? No, assolutamente non Ah, ce lo vogliamo, no, scherzo, ci mancherebbe quindi altro. Chiara, puoi andare anche te. No, per carità, ben venga, anche perché si diceva proprio con gli altri nostri amici, questo è un po' la nostra peculiarità e anche il nostro limite, nel senso che è vero che abbiamo fino a 30 anni, quindi la nostra esperienza è limitata per certi aspetti, dalla nostra età e anche da quello che abbiamo fatto. Quindi ben venga, noi questo cerchiamo un aiuto e un supporto anche da quelli più grandi. Quindi, insomma, da questo gruppo c'è da aspettarsi una novità e quindi anche un ricambio, perché oramai siamo abituati ai soliti gerontocrati della politica, quindi ci auguriamo, insomma, che voi perlomeno vi proponete come un ricambio o, ahimè, Ahimè? No, assolutamente, in questo senso noi non abbiamo né l'arroganza di dire i giovani sappiamo tutto noi, perché è chiaro che non so tutto io, quindi devo essere anche oggettivamente onesto, intellettualmente onesto verso le persone. D'altra parte però crediamo, ed è per questo che ci siamo focalizzati solo su alcuni aspetti, di poter parlare determinati argomenti in maniera molto più vicina. Ci sono delle cose che viviamo quotidianamente nel nostro essere nell'associazionismo, nel nostro essere universitari, che sicuramente abbiamo un polso della situazione molto più vicino alla realtà che non oggettivamente persone che oramai sono anche più adulte. Ecco, in questo caso si parla di una lista civica ovviamente in previsione delle prossime amministrative, quelle 2020. Sì, certo, la nostra intenzione è quella di riuscire a comporre una lista civica. Certo, per una città come quella come Arezzo servono un minimo di 21 persone. Noi al momento queste 21 persone non le abbiamo. Le stiamo in questo senso cercando ancora, però il fine è questo, poter costituire un gruppo, una lista civica. Sì. Ecco, ma tanto in che area vi collocate, oppure siete trasversali? Allora, le nostre esperienze veniamo da molteplici esperienze anche di associazionismo, però abbiamo fatto questo. In questi mesi noi ci siamo confrontati, perché oramai sono 4 mesi e più che con questo gruppo lavoriamo, e abbiamo portato delle nostre proposte e anche dei nostri valori in questo senso, ci siamo confrontati con le forze politiche. Abbiamo riconosciuto e abbiamo trovato anche maggiore accoglienza in quello che è l'ambito del centro-sinistra. Quindi la nostra posizione, se uno vuole sapere dove sto, è questo. Poi anche un sostegno, poi Certo, di posso. sostegno alla coalizione, nella coalizione di centro-sinistra. Sostegno Ma non nel senso che. mi Sì? dice come avete fatto a accorgervi che c'era un centro-sinistra che si preparava per le elezioni, che tutto sommato, insomma, siete stati bravi, no? Perché non è iniziata la campagna elettorale, mi sembra che. No, di fatto non è iniziata, ma ovviamente uno dice giustamente, beh, quanto dobbiamo aspettare ancora per farla? Mancano 2 mesi e mezzo, poco più. In verità, la domanda è molto simile, molto semplice, noi siamo andati proprio a suonare, a bussare alla porta Ma dei dove? vari. Dove sono? Dove le Dove ci trovate? sono le sedi, dove hanno le loro sedi, e so, il PD sta lì in Piazza Ah, Sant'Agostino, poi con Arezzo 2020 ci siamo trovati in un luogo così, anche all'Informagione, ci siamo messi a chiacchierare così, in dei luoghi anche tranquilli, comuni, di vita comune. quindi ecco, voi pensate di sostenere,
quindi non sentite l'esigenza di un ricambio generazionale. Cioè, se vi trovate uno dei soliti gerontocrati della politica che fa politica da prima che voi che siete nati, perché qui veramente troveremo sicuramente dei candidati, quelli che possono vincere, certo, cioè, dai nomi che si fanno, che hanno iniziato a fare politica prima che voi siete venuti al mondo. Ecco, per voi, per voi è... Credo che allora ci sarà sempre qualcuno che viene prima di noi, questo credo che lo dobbiamo dare con pace. E poi anche qui io credo una cosa anche molto onesta, dipende chi ho davanti, certo, a me, io non credo che mi presentino come, che mi offrano come candidato veramente l'impresentabile, il demonio in questo senso, non credo proprio di no, quindi uno deve anche valutare la persona che oggettivamente ha davanti. E secondo me, certo, uno potrebbe dire, noi l'abbiamo detto proprio anche in sede di incontri, sarebbe meglio, anzi noi l'abbiamo detto, non over 60, proprio perché sia anche una persona dinamica. Però questo non vuol dire che se c'è anche uno di 62 anni che però riesce a tenere il polso, perché non dargli il nostro appoggio? Cioè, dei nomi che sono usciti in questi giorni, certo, passiamo da Agnolucci, Cheremani, sì. Ralli, cosa ne pensate? Beh, noi ovviamente a livello personale... Ceccarelli, certo, sono personalità Sereni. Certo, sono personalità diverse, alcune le conosciamo anche personalmente, altre in questo senso più per fama o anche dai giornali che non altro. Sono personalità diverse, dipende, io credo la coalizione deve decidere che tipo di candidato vuole per Arezzo. Se vuole qualcuno, ecco, allora, le vostre indicazioni. Noi abbiamo portato delle indicazioni precise al tavolo di coalizione, e cioè anzitutto che deve essere una persona, abbiamo detto, che non faccia il sindaco come conclusione di una carriera, e in questo senso è legato anche però alla prospettiva. Mi toglie una curiosità, no? Ma come mai non siete, visto che già l'offerta del, lo stai dicendo sì, te, sì, no? L'offerta del centro-sinistra è così ampia, certo, di formazioni oramai le più variegate, ma perché non avete trovato il modo di partecipare alla vita politica all'interno di una di queste organizzazioni, ad esempio il PD? Perché non avete deciso di entrare dentro il PD, allora, e invece certo, vi presentate con come civici? Come civici. Anzitutto questo, perché non è nostra intenzione farci in questo senso assorbire da una logica di partito, o nemmeno passare come i giovani del tal partito, cioè questi sono i giovani del PD, i giovani di un altro partito, eccetera. Quindi questa è stata proprio una scelta nostra, di non, in questi tempi in cui c'è la corsa ai giovani da parte di tutti, diciamocelo chiaramente, non vogliamo essere presi come il ramo giovane del tal partito. E poi in questo senso anche per mantenere una certa libertà di azione e anche soprattutto di elaborazione di progetto. Questi sono stati i punti chiari per noi fin dall'inizio che ci siamo ritrovati. Ma che garanzie avete che alla fine non diventate il gruppo giovani di questa lista di gerontocrati e che magari servite solo per raccogliere un po' di voti nel mondo giovanile e poi fate le elezioni, chi si è visto si è visto? Allora, anzitutto, che garanzie avete? Anzitutto, uno, io devo pensare bene delle persone che ho attorno, perché se io parto pensando che l'altro mi vuole fregare, parto proprio male. Seconda cosa, e quello l'hanno visto anche alle riunioni di coalizione che abbiamo fatto, io e anche io personalmente sono una persona limpida, cioè quello che penso lo dico, per carità, con rispetto, quindi non sono uno che si fa, non ho il carattere da essere strumentalizzato, né gli altri nostri amici sono di questa tipologia di carattere. Questo io posso, ecco, dirlo sinceramente. Ora ci fermiamo per la pubblicità, però intanto te anticipo, che garanzie avete che quindi i vostri voti, pochi o parecchi che siano, poi possano veramente incidere e non scomparire nel nulla? Dopo la pubblicità. Allora, bentornati, quindi insomma, Gabriele, ci vuol dire che garanzie avrete che quindi i vostri voti non siano portati in vano, quindi voti di, certo, un gruppo di giovani possano essere utili per
garantire a quei giovani che vi voteranno quegli obiettivi, quegli ideali, quelle speranze che voi portate. Certo, a livello di garanzie io credo che molto varrà tra poco, quando sarà scelto anche il candidato sindaco, proprio parlare direttamente con il candidato sindaco, che poi è quello che deve fare un po' la sintesi anche dei vari programmi all'interno della coalizione, e con lui in questo senso prendere direttamente accordi, cioè oggettivamente. Poi è vero, uno potrebbe stare a fare anche il discorso molto stringente, uno direbbe cinico, ma in verità è concreto, di dire: io ti ho portato 2000 voti, quanto pesano quei 2000 voti? Certo, non vogliamo arrivare a far questo perché ci sembra una logica, per carità, per quanto giusta, e poi alla fin fine la logica dei numeri conta, però non è con questa che uno vuol partire. In questo senso noi, uno ci dica pure siamo ingenui, però io veramente mi fido di chi ho accanto e delle persone con cui collaboro. Per esempio, ora mettiamo che la vostra coalizione vince, il vostro sindaco deve nominare, certo, tutti gli organi delle pari partecipate. Sapete che come funziona, quindi in base ai voti che avete portato vi spetta o un presidente di una partecipata, un certo numero di consiglieri, sì, cioè, sì, ecco, sì. Quindi voi parteciperete anche voi a questa logica spartitoria? È una logica spartitoria nella misura in cui vanno fatti, quindi c'è spartitoria per qualsiasi parte ci sia. Non pensate che sarebbe meglio nominare in queste partecipate per merito di gente capace che lavora nell'interesse dei cittadini indipendentemente dall'idea politica, o invece pensate che, insomma, avete portato 2000 voti, quegli altri ne hanno portati 10.000, voi vi tocca il 20% delle nomine? Io posso dire semplicemente questo: certo non mi ci vado a mettere io presidente a chiedere io quel posto, perché oggettivamente anche con i miei studi, con la mia vita, di determinati argomenti non sono la mia materia, quindi chiaramente prima di dire no, ci voglio andare io o ci mando il mio amico, è chiaro che se ci sono delle persone tecniche, specifiche, che è quello che fanno di mestiere, perché non va mandati avanti? Quando una persona è onesta e è capace, non vedo perché non dovrebbe essere posta alla guida di. Okay. Per la situazione attuale invece di questa, insomma, di questa giunta, di questo governo, degli ultimi 5 anni, cosa vi è piaciuto e quindi magari in un'ottica futura vorreste mantenere, e cosa invece c'è bisogno di cambiare? Certo, secondo me la logica di dire è andato tutto male, va tutto male, non è quella, appunto, verso i cittadini stessi, quella onesta. Perché credo che ci sia, piuttosto che dire quello che non è andato bene, proporre laddove è mancato di agire. Ad esempio, cosa manca? Ad esempio, una cosa per quanto riguarda questi ultimi 5 anni, indubbiamente sono state fatte molte cose per il centro storico di Arezzo. Certamente il centro storico di Arezzo, soprattutto uno pensa alla parte alta della città, ha avuto una grande rivitalizzazione, o comunque sia, c'è stata spostata molta gente. Forse c'è da lavorare su quello che invece sono le periferie, sulla riaggregazione dei tessuti sociali nelle periferie, che poi è anche il luogo nel quale la corona attorno al centro storico è il luogo nel quale la maggior parte dei cittadini sta. E quindi, per carità, quello che di buono è stato fatto, perché buttare via il bambino con l'acqua sporca? Però sul resto c'è sicuramente da lavorare. Ascolti, ma le vicende, le note vicende giudiziaria dell'attuale giunta, quindi Estra, Coingas, multiservizi, che non le chiedo un giudizio legale né giuridico, ma sotto un profilo politico, per quello che è uscito nei media, cosa ne pensa? Allora, anzitutto su questo sono d'accordo, cioè quando ci sono o ci saranno indagini di mezzo, uno deve, prima di fare giustizialismo, lasciare che siano le magistrature o gli organi competenti a fare il loro lavoro. Quindi a livello giudiziario giustamente no. A livello politico certo lascia titubanti, perché un cittadino che si legge determinate notizie sul giornale o le sente per televisione, una domanda sul chi lo governa se la fa oggettivamente. In questo momento io credo che molti siano davvero sul non sapere ancora che cosa pensare. Se il pensar male o dire no, non è vero, la solita mutatura di giornale, io credo che si debba lasciare tempo che un attimo si chiarisca anche in maniera più approfondita la questione. Però peseranno indubitabilmente, certo, sulle prossime amministrative, certo, perché non, certamente, ci sarà comunque il tempo per... No, non c'è il tempo, perché c'è 2 mesi e mezzo, assolutamente. Un processo. Rimarrà questo capitolo aperto nel cuore della campagna elettorale. Ecco, ma secondo lei quindi... un eletto che si rivolge al sindaco chiedendo aiuto perché si trova in difficoltà fa parte della politica, è normale? Dipende, finché non si tratta di andare a fare cose non ripeto, sotto un profilo di etica politica,
Beh, un cittadino si deve rivolgere al proprio sindaco. Certo, se io mi rivolgo al mio sindaco per dire: sindaco, io non arrivo alla fine del mese, come devo fare per pagare le tasse, eccetera, eccetera. Ok, se io chiamo il sindaco per dire: oh, la mia fabbrica c'ha da fare questo, mi aiuti con... No, queste chiaramente sono due logiche totalmente differenti. Pur che sia sempre la stessa persona che va a chiedere e va a parlare con l'istituzione. Dipende io che cosa vado a chiedere e con che spirito. Sì, però lei avrà letto, no, nei giornali la vicenda di come è stata, il sindaco ha detto che era una chiacchierata da bar, però è una chiacchierata da bar in cui una persona dice di essere in difficoltà, ha fatto nominare un altro, si aspettava un aiuto, quindi insomma va bene per lei. Ma le logiche clientelari non va, a mio parere, Gabriele Donnini, le logiche clientelari non va bene, questo no. Dipende per che cosa io faccio le cose. Se io faccio qualcosa per il bene comune, sì. Se io lo faccio per il mio interesse personale di portare l'acqua al mio mulino, alla mia fabbrica, al mio marchio, al mio quel che ti pare, no, assolutamente. Io personalmente sono contrario. Ma mi sembra una logica abbastanza condivisibile, cioè che io non vado a chiedere al sindaco o a qualsiasi istituzione soldi o potere per me. Ma ci mancherebbe altro di andare a fare. Che novità potrebbero portare invece i giovani? Cioè, innanzitutto, quali sono le istanze dei giovani aretini e che novità possono portare all'interno, insomma, sì, di un governo cittadino? Noi abbiamo fatto in questi mesi un'analisi abbastanza approfondita, lo dicevo anche prima, ci siamo voluti concentrare su alcuni temi che appunto anche per il nostro vivere ci sono più vicini. Anzitutto quello che può essere l'ambito dell'istruzione e della cultura. Eravamo prima all'Università di Arezzo, che se io a un aretino gli chiedo dove è l'università oppure sai qual è l'offerta dell'Università di Siena ad Arezzo, va a un punto interrogativo. Questo. Poi ovviamente certo sulla cultura, offrire una cultura che serva anzitutto ai cittadini stessi e che quindi porti anche turismo. Poi le politiche ambientali. Attenzione, perché l'ambiente non è soltanto fare la raccolta differenziata o a politiche ambientali uguale semplice ecologismo, no. Sono politiche che poi possono portare anche a delle innovazioni e quindi anche a una ricaduta positiva in termini, di start-up o di apertura di nuovi luoghi di lavoro. Senta, in merito all'immigrazione, allo Ius Soli, quindi che cosa ne pensate? Beh, ovviamente, allora, gli Ius Soli è una cosa nazionale, qui noi non facciamo politica noi non facciamo politica per andare a Palazzo Montecitorio, a Palazzo Madama. No, certo, eccetera, no, era questione. Per dire che ovviamente ad Arezzo, e attenzione, su questo secondo me c'è anche da essere corretti, non c'è solo il problema Saione. Perché ad esempio esatto, c'è un'intolleranza non solo lì, non c'è soltanto Saione, c'è San Donato, c'è il Tortaia, il Giotto, in molte zone oramai della nostra città cresce questa tensione. Quello che noi ci chiediamo è se l'incentivare, il far crescere ancora di più questa tensione, a cosa possa portare. Credo che lo scontro sia l'ultima delle nostre intenzioni. Per carità, sono dei problemi, cioè bisogna dirselo onestamente, la gestione di determinati fenomeni è come se è un problema. Chiede però delle soluzioni da parte di chi ci amministra. Chiaramente, quali potrebbero essere. Che però da parte nostra io credo che non sia soltanto una questione di mandare 10 camionette in più nel determinato quartiere, perché io ce le posso tenere, per carità il controllo ci deve essere, ci mancherebbe, però quanto ce le posso tenere? Un anno, due? Cioè non è che ce le posso tenere in eterno. Devo piuttosto, e questa è una cosa che noi vorremmo fare, andare a parlare, anche a conoscere, quelle realtà che probabilmente non ci voteranno, cioè ad esempio le comunità straniere, la comunità musulmana, la comunità del Bangladesh, eccetera, eccetera. Sì, ma perché lei personalmente è favorevole allo Ius Soli o no? Ma io personalmente, Gabriele Donnini non ci vede niente di male. Io non ci vedo, è favorevole? Non ci vede sì, personalmente sì. Per me sì, in fin dei conti... Devo dirle, le riconosco che è giovane ma è molto abile a svicolare le risposte. No, quindi forse no, non ha scelto, insomma, forse diciamo non è una... Non ci vedo niente di male in questo senso, a che una persona che nasce in determinato... Senta, ma un'altra cosa le volevo chiedere, in quest'ultimo tempo, in questi ultimi tempi, ci sono state diverse vicende ad Arezzo, aziende che chiudono, ma comunque il malessere in città è notorio, quindi secondo lei i partiti con cui avete intenzione di allearvi alle prossime elezioni
ascoltano tutto questo malessere? Cioè, lei li vede presenti nei posti dove c'è le chiusure di fabbriche, li vede presenti ai CAF dove la gente va a fare le varie richieste, compreso il reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera. Lei li vede questi persone? Anche lei fa bene il suo lavoro. No, allora, sul fatto dell'ascolto, io credo ma che... Ma secondo lei... Sì, sì, no, certo. Secondo lei, chi è di sinistra verso questo malessere dovrebbe avere un'attenzione o è bene che lo faccia Salvini? Ma assolutamente, cioè, nel senso, allora, anzitutto i problemi sono di tutti, ma certo ci sono dei problemi che sono sempre stati, dei temi che sono sempre stati da tempo immemore più della sinistra, è un tema di sinistra, si dice anche nel parlato quotidiano. Io credo che, e questa è un po' in tutta Italia, la sinistra si è staccata, è stata una riflessione che è stata fatta a livello nazionale, si è staccata da determinati contesti, che ovviamente poi lo spazio vuoto è di chi se lo prende. Cioè, se io da un determinato contesto... Ma è normale che la sinistra non si interessi di questi... Oggettivamente non è normale, perché se uno dice che i nostri valori sono ad esempio quelli del stare con i sindacati, stare con i lavoratori, è chiaro che poi io ci devo andare. Magari in senso, la percepisce sì. questa attenzione. No, perché c'è un bisogno di ritornare proprio in quei luoghi. C'è il bisogno che tutti sentono, forse facendo anche di nostra colpa, di mea culpa. Senta, ma questo lei quando ha fatto questi incontri nel centro-sinistra, sì, ha trovato qualche operaio, ha trovato solo professionisti, medici, dirigenti? No, assolutamente. Le riunioni che abbiamo fatto con queste persone, ci sono persone veramente che vengono anche che hanno semplicemente... Quindi, sono operai, ci sono anche rappresentanti delle parti più umili, sì, non c'è solo l'elite? No, assolutamente. Questo io credo che sia da dirlo veramente con onestà. Ci sono dentro di tutte le persone di varie strati sociali. Questo io per onestà intellettuale lo devo confermare. Ok, io direi che siamo quasi... Ultima domanda, ormai okay. Siete una civica di giovani. Insomma, se pensiamo ai giovani, è un movimento recente che comunque sta riscuotendo critiche e consensi, è quello delle sardine. Certo. Ecco, cosa ne pensate? Ma infatti anche su questo molta gente che abbiamo incontrato, ma voi siete le sardine, perché oggi si associano i giovani uguali alle sardine. Ma qui non ci sono le No. Però è evidente che uno possa chiedervi, insomma, certo, la domanda è lecita. Noi non siamo le sardine, e questo su questo è evidente. Poi, per carità... Ma così prendete proprio le distanze. No, è una specificità. Per non in generale confusione. Poi, per carità, noi ci abbiamo parlato anche con degli esponenti del gruppo delle sardine e ci parleremo con tutte quelle associazioni che si riconosceranno anche nella proposta e nel progetto che noi facciamo. Quindi questo assolutamente nessun problema. Siamo aperti al confronto con le realtà. Tutte quelle realtà civiche, civili, che possono concorrere al bene comune, è perché non dovrebbero essere nostre. Se in sede di trattative il candidato sindaco che viene proposto dal centro-sinistra non dovesse essere di vostro gradimento, proseguirete l'esperienza da soli? Noi venderemo cara la pelle, con l'idea che andare da soli si va lontano, faremo sentire le nostre voci laddove si deciderà. Ma è possibile che voi, qualora non raggiungete un accordo, andate per la vostra strada o... Questa è una valutazione che faremo, ragazzi, le possibilità bisogna tenerle tutte di conto. Io credo che, faccio il pensiero prima, nessuno voglia smembrare, non ci sia l'intenzione di smembrare la maggioranza. Ma se il candidato è per voi indigeribile... Mamma mia, e chi ci dovrebbero presentare? Non lo so, ma si fa per ipotesi. Sì. Vabbè, ma per ipotesi, se la mia nonna ci avesse le ruote... Ho capito, ma insomma vi confronterete tra di voi, mettiamo che la maggioranza dei vostri, quel candidato non gli piace, voi proseguirete l'esperienza da soli? Io credo che da soli oggettivamente si può anche fare, cioè io posso anche dire corro da me, prendo il 4% e poi in eventuale ballottaggio faccio pesare i miei 2000 voti, ti dico che mi dai. Io credo che a questa ipotesi non ci si arrivi proprio. Quindi sarà di vostro gradimento. Sarà di nostro gradimento nella misura in cui anche noi concorriamo a sceglierlo, quindi cioè, nel senso, non è un nome imposto. Per conoscere il nome, quali sono? Voi che magari avete un... Nelle prossime settimane verranno fatte delle proposte all'interno della coalizione e poi ce le confronteremo. Le prossime settimane? Cioè, Ma anche prima di fine febbraio. Andiamo. Ma non avete intenzione, cioè questo candidato non dovrà andare a ascoltare tutte quelle istanze di cui si parlava anche prima, o sarà basta che sia e insomma che faccia? Assolutamente, noi uno dei punti che abbiamo detto è che vada a parlare con le realtà delle associazioni. Settimana non è troppo tardi. È troppo tardi, quello sì, sicuramente i tempi stringono, il tempo è tiranno. Detto questo, noi nei prossimi giorni ci ritroveremo e nell'arco prima della fine di febbraio dovrà essere assolutamente, questo nome dovrà venire fuori. Bene, allora grazie al nostro
nuovo, diciamo, politico, Gabriele Donnini, la sua grazie. Lista Arezzo ci sta, quindi grazie a Chiara che ha ben sostituito e ha portato un po' di gioventù anche nella conduzione della nostra trasmissione, quindi grazie a tutti e buona serata.